Prima di cominciare, ragazzi, vi invito, se non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube ed attivare la campanellina per non perdere futuri video. Inoltre, in descrizione troverete il link per il mio canale di Twitch e tutte le mie pagine social come Facebook e Instagram. Inoltre, troverete anche il link per aggiungere il gruppo di Telegram dedicato a Sekiro e il link per il sito di Instant Gaming dove acquistare giochi per PC e chi per PlayStation, Xbox e Switch a prezzi veramente bassissimi. Mi raccomando, fateci un salto. Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo episodio della Ranguidata su Sekiro Shadows Die Twice. Come sempre vi ricordo di passare anche sul sito Yes Game con cui collaboro, il sito emergente per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, ma non solo, si parla anche di serie TV e anche di cinema. Quindi i ragazzi stanno impegnando tantissimo e il sito merita molto, quindi fateci un bel saltino, mi raccomando. Allora, ci eravamo lasciati a questo idolo, abbiamo esplorato abbastanza il villaggio qua, ma ci sono dei boss ancora da affrontare. Se andiamo qua sulla sinistra, vedremo la nostra vecchia conoscenza. Siete voi, Shinobi. Ero così ammaliato dalla melodia che non vi ho visto. Oh, la sento. Di sicuro la suonatrice di Shamisen è poco più avanti. Lo sapevo, attendeva me fin dall'inizio. Bene, andiamo a affrontare la suonatrice allora. È un avversario abbastanza tosto, la nostra Orin dell'acqua. E paradossalmente, lei non ci darà la possibilità di nuotare sott'acqua, sebbene sia Orin dell'acqua, ma comunque è un boss che ci dà un'abilità abbastanza utile. In caso non avessimo seguito la quest dell'NPC, noi parleremo con lei e non sapremo nemmeno che è una nemica. Sembrerebbe tranquillamente una donna. Con il cesto in testa, ma non minacciosa. Però, se guardiamo meglio qua, vediamo che nasconde un po' qualcosa sotto questo braccio. Un tempo si poteva saltare in testa a Orin per poi fargli un death blow e qui, facendo comunque ciò, vediamo che nasconde qualcosa. La lama che nasconde dietro lo shamisen. Bene, è giunto il momento di affrontarla. Allora, è molto rapida. Fa due attacchini, poi defletto. È molto ritmata la cosa. Ok. Saltiamo in aria. Boom, botta. Recuperiamo la postura. Ancora spazzata. Recuperiamo postura finché si può. Ancora spazzata. La puniamo. Dobbiamo recuperare un po' di postura perché non ne abbiamo tanta. Ecco, buono. Bene, bene. Su. Attacco. Ancora la ruota. E la prima è andata. Lord Sakusa. Mi sono dimenticato di ascoltare il suo dialogo, purtroppo. È un peccato. Occhio quando si avvicina così. A volte fa anche una presa, anche se ancora non mi è successo. Deviate questo. Ops. Fatto molto male. Attenti che si avvicina molto in fretta. Dovete prendere bene il ritmo. Ok, spazzata. Buono. Uno, due, tre, quattro. E la presa che non mi prende. Questa presa è molto difficile da connettere, ragazzi, eh. Ok. È andata. Dopo averla sconfitta.
Orsa Kusa mi ha portato quell'uomo in sua vece. Ed è proprio laggiù, ecco. Grandi rosario e respiro vitale ombra, abilità latente che ripristina la vitalità quando completi un colpo mortale. Quindi, diciamo che è un'ulteriore abilità che ci rigenera. Respiro vitale ombra è la stessa, è simile all'altra, quello luce che abbiamo sbloccato attraverso le nostre abilità. Quindi si accumulano tra di loro. Ora torniamo un attimino indietro, però. Siete qui, Shinobi? Sì. Devo proprio ringraziarvi, Shinobi. Ringraziarmi. Per avermi condotto alla suonatrice. Giusto un attimo fa mi accarezzava, suonando la sua dolce melodia. Stavolta la canzone era diversa, come una ninna nanna, una melodia placida, calda. Mentre suonava, lei mi parlava. Grazie per essere venuto da me, diceva. Alla fine era vero, stava proprio chiamando me. Shinobi. Vi prego, prendete. Statua Gesù di Ginza, piccola effigie del Buddha avvolto in un tessuto rosso. Quando viene alzato in preghiera, ripristina un nodo di potere di resurrezione. Lasciare una statua di Gesù esprime sentimenti d'amore genitoriale. Lord Sakusa, prendi questo panno e usalo per avvolgere questa piccola creatura, così che possa vivere sempre in pace. Ora sono stanchissimo. E la sua quest, termina così. Ci dà questa statua. Ecco, questo è il motivo per cui le quest di Sekiro non mi interessano molto, perché ti danno oggetti diversi, ma che alla fine fanno le stesse cose di altri. Sarebbe stato più carino qualcosa di particolare. Magari anche un oggetto inutile, ma qualcosa di particolare. Comunque, fatta fuori Yorin, possiamo proseguire su questa parte di mappa. Ci siamo curati, abbiamo ancora 0 punti per guadagnare le nostre abilità. Bene, qui vedremo altri oggetti. Come ad esempio un ammasso di Adipe. E un ponte. Ah, questo ponte. Una volta arrivati qua, ragazzi, prepariamoci. Là vediamo anche uno scrigno. Poi ci andiamo. Occhio perché lui fa molti affondi. Ok, fa anche i Mikiri, ma fa anche i Shimoji, ma fa anche i Mikiri, dicevo. Ecco, questo era un altro affondo che io non ho parato. Di nuovo. È molto rapido a farlo perché lo fa a corto raggio, a volte non si riconosce bene. Però, solitamente dopo due attacchi ve lo fa. Abbiamo recuperato ancora più vita, avete visto quanto ne abbiamo ripresa. Allora, tuffiamoci un attimino in acqua, vogliamo arrivare qui in alto. Apriamo lo scrigno. Erba divina. Bene. Se percorriamo il fiume a ritroso, vedrete che ci riporta all'idolo. Dove siamo stati prima, la zona precedente. Sarebbe anche importante raggiungere le profondità di questo lago e raggiungere anche quella barca là, che ha un oggetto che non, io non ho preso. Facciamoci strada tra tra i vari pesci maledetti, fastidiosissimi. E prendiamo altre compresse, giusto per completismo. Ok. Perfetto, fanno malissimo queste carpe, accidenti a loro. Ok. Possiamo tranquillamente tornare al nostro idolo. Devo ritrovare. Devo riorientarmi un attimo, scusate. Ok, qui è dove non possiamo arrivare, quindi dobbiamo per forza andare dall'altro lato.
Let's go. Sperando di arrivarci saltando. No. Dobbiamo ripassare di qua. Corriamo. Sentite quanti nemici alle calcagna abbiamo. Saltiamo anche qua. E torniamo al nostro idolo. Decoriamo le nostre fiaschette. Ne abbiamo anche un'altra da consegnare. Siamo quasi a 10. Ne abbiamo quasi raccolte tutte. Che ce ne manca. Abbiamo un seme ancora qui nell'inventario dall'episodio precedente, se non sbaglio. Esatto, ne abbiamo uno ancora qua. Ora, ripassiamo il ponte. Dovremo riaffrontare il signorino. 1, 2, 3. Tagliate. Mikiri. Oh. Ora, una volta che si è preso un po' il ritmo anche con lui, è un po' particolare perché questo affondo è molto rapido e a breve distanza, lo carica molto in fretta, quindi state ben attenti. Allora, in questa zona abbiamo un nuovo NPC che possiamo incontrare. Oltre che a una zona un po' nascosta qua sotto. Vediamo se riesco a entrarci in qualche modo, attualmente no. Ho aggrato un po' di nemici, non va proprio bene. Ecco qua. Dentro. Bene, bene, bene. Allora, liberiamo un po' la zona, perché qua possiamo raggiungere posti inesplorati. Purtroppo la telecamera è un po' un macello qui. Allora, qua come potete vedere c'è un ingresso che possiamo utilizzare per entrare qui dentro. Sono tanti belli oggetti interessanti, tra cui coriandoli divini, un NPC e un altro oggetto qua dietro, un grumo rosso. Questo NPC ci parlerà. Salutiamolo. Deglutisce ripetutamente. Basta. Che cosa stai facendo? Lo sento. Oh, ci siamo! Si sta sciogliendo dentro! Ma non basta! Continua a versare! Falla traboccare! Venite avanti, miei fratelli! Venite, bevete! Bevete! Lasciatevi andare a questo dolce nettare! Venite avanti, come cittadini del palazzo, dal primo all'ultimo! Ah, ti prego! Ti prego di accettarci come umili servitori. Continuiamo. Deglutisce. Oh, la coppa è ormai asciutta. Ma così non va. È troppo diluita. Rifiuta di dissolversi completamente. È indegno dei cittadini del palazzo. Oh. Ah, questo è il palazzo. Colmiamo le coppe una volta ancora. Riempiamole fino all'orlo. Fino all'orlo. Ok, dovremmo portargli un oggettino a lui per fargli fare qualcosa di diverso. Comunque, noi non perdiamoci d'animo. Andiamo qui sopra e qui troveremo un altro grano di rosario. Ne abbiamo tre. Ci manca l'ultimo. Poi qui abbiamo un'altra casetta, orsello leggero. Non abbiamo molto altro da vedere qui. Possiamo proseguire un po' per quest'area, ma purtroppo non si arriva da nessuna parte. Per adesso almeno. Quindi dobbiamo dirigerci al secondo boss del video. Saltiamo qua, rompiamo qui. Questi nemici li possiamo anche evitare, non abbiamo alcun problema. Allora, per affrontare questo boss voglio provare a fare una cosa un po' strana, ovvero
Abbiamo accumulato tanti semi della percezione, io non li ho neanche, come dire, farmati. Sono tutti quelli che ho ottenuto durante la nostra avventura, quindi me li sono tenuti da parte. Proverò a fare un esperimento con voi, per vedere se mi riesce. Si può fare, credo, però. Allora, arrivati qua, stiamo tutto sulla sinistra. E a un certo punto vedremo apparire la monaca. Ora, avviciniamoci piano piano dietro. E utilizziamo tutti i semi che abbiamo. Ora, arrivati a un certo punto, non avranno più effetto. Possiamo quindi continuare a tirargli. Queste fuliggini. E ancora un po'. Utilizziamo qualche altro seme. Ok. Vediamo se ce la facciamo. Purtroppo non mi è riuscito. Comunque abbiamo tolto un po' di vita già. Sarebbe stato epico riuscirci, ma purtroppo. Vediamo se abbiamo qualcos'altro per poterla stordire, ma purtroppo. Purtroppo non l'abbiamo avvicinata abbastanza. Comunque è possibile. Era possibile un tempo fare un deathblow. Comunque, come potete vedere, il boss qui è abbastanza innocuo. Se lo raggiungiamo in questo modo. Possiamo utilizzare anche coriandoli divini, possiamo utilizzare le castagnole, possiamo veramente rompere questo boss, cosa che ho intenzione di fare, perché oggi ho voglia di fare qualcosa di un po' diverso. Quindi, baffiamoci. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Troppo ci ha stordito. Uno, due. Uno, due. Questo arrivo di nuovo, un colpo solo. Ehi! Ragazzi, per me è più difficile fare questa cosa che altro, eh. Comunque, ancora. Uno, due. Abbiamo finito gli emblemi, purtroppo. Quindi riprendiamo un attimino il nostro tempismo. Allora, abbiamo giocato abbastanza con lui. Cioè, in realtà no, perché volevo farvi vedere meglio la boss fight, perché così è stata abbastanza rotta. Allora, è tutta riflessione. Quando vedete che sta per toccare terra la lama, va deviato il colpo. Poi fa la spazzata, potete saltare, potete fargli gli attacchi aerei. È molto tempismo, vedete? Mikiri, e qui non ho fatto in tempo perché sono stato troppo impegnato a dire Mikiri per farlo. Ancora spazzata. E qui potremo già finirla. Però c'è un attacco che volevo farvi vedere, che volevo che facesse. Ma purtroppo non me lo fa. L'attacco col bastone. Ecco, questo è brutto forte. Questo vi consiglio sempre di deviarlo. Ecco, questo è abbastanza rapido, quindi state sempre attenti. Lasciate che sia lei ad avvicinarsi comunque, perché prendete meglio il tempo delle parate. Altra spazzata, qui sarebbe morta. Non fa più l'attacco con il bastone, non so se lo fa solamente nella fase. Comunque, 1, 2, 3, 4, 5. Sentite quando comincia a sdrusciare l'arma per terra? Ora mi sto distraendo come un pirla. Quando cominciate a sentire l'arma che sdruscia per terra è il momento di mettersi in parata. E riuscirete quasi sempre a fare una deviazione perfetta. Anche qui sarebbe andata. Uno, due. Spazzata. Occhio perché a volte fa anche quella di ritorno nell'altra fase che affronteremo più avanti. Ok. Ecco, a volte quando siete troppo vicini la lama non la vedete. Vedete il bastone e deflettere quando siete troppo vicini è un po' più complicato. Guardate.
Quando siete vicino è molto più difficile. Io vi consiglio di vedere, di stare a questa distanza, che vedete benissimo la lama e la maggior parte delle volte vi riesce di riflettere. Se restate così attaccati, molto spesso sarà difficile capire il momento giusto. È un fattore molto di distanza. Quindi state sempre a questa distanza per vedere bene il colpo arrivare. Questo è perfetto. Ecco, questo non era perfetto. Ok, questo no. Ok, spazzata. Ancora spazzata. Direi che possiamo anche terminare qua lo scontro. L'ho portato anche troppo per le lunghe. Ok, vi ho fatto vedere quello che volevo. Ora, sconfitto il ricordo monaca corrotta avremo... Vabbè, sconfitto il boss monaca corrotta, scusate, otterremo il ricordo della monaca e la tecnica respiratoria Amiibo che ci permette di nuotare sott'acqua. E ragazzi, ora, migliora forza d'attacco, ma è il momento di fare tanto backtracking da qua, perché da qui ci si aprono tante opzioni che è il caso di esplorare. Ora, andiamo avanti. E vedremo qualcosa di molto strano. Sembrano quasi delle cascate. Pietra del riparo. Una pietra che si trova in un altare del villaggio nel popolo dell'acqua. A volte le pietre appaiono nel corpo di coloro che a lungo hanno bevuto le acque della sorgente. Entra nel santuario coniugale e offri l'odorosa beneaugurante pietra. Uno degli ingredienti dell'incenso cercati dal re divino per la decisione immortale, quindi questo già ci indica che cosa fare. Le pietre del riparo come queste sono di buon auspicio, dolce profumo per un dono di nozze. Il palanchino attende a braccia aperte. Quindi, il palanchino ci attende, ma non è ancora il momento di recarci qui dentro. Non troveremo grandi oggetti qua, anzi probabilmente non troveremo proprio nulla. Quindi io direi di tornare un po' indietro, perché c'è tanto da fare adesso. Tante zone da esplorare, tante zone con l'acqua. Bene. Riposa. E adesso andiamo un po' a vedere tutte quante le zone che possiamo esplorare meglio. Partendo ovviamente da qua. Da qui potremo già ottenere qualche buon beneficio dalla nostra nuova abilità. Quindi dirigiamoci qua sulla sinistra e andiamo sott'acqua. Andare sott'acqua ci permetterà di trovare nuovi passaggi e ovviamente nuovi oggetti e di uccidere più facilmente determinate carpe. Qui abbiamo già un'esca preziosa. Questi pesci sono un po' aggressivi. Molto bene. Primo oggetto recuperato. Qui abbiamo un po' un vicolo cieco. Quindi scendiamo giù e proseguiamo il nostro percorso subacqueo. Non dobbiamo essere troppo frettolosi nell'esplorazione, perché ci sono tanti posti, tanti angolini da vedere e gli oggetti, insomma, non si trovano sempre con grande facilità. Cerchiamo di far fuori più carpe possibile per ottenere più scaglie da dare ai nostri venditori. Per ora non stiamo avendo grande fortuna, ma qui troveremo qualcosa sicuramente di interessante. Eccoci qua. Abbiamo qua un borsello e non me lo prende. Ah. Abbiamo anche una carpa con gli occhi rossi da far fuori. Questa ci serve, fa molta impressione, io non riesco a guardarla.
Era questa del chirurgo, ragazzi, mi fa venire la pelle d'oca questa. Quella carpa, vi giuro, mi spaventa tantissimo. Ok, abbiamo un altro borsello leggero e laggiù abbiamo un piccolo scrigno. Apriamo lo scrigno, al cui interno troveremo un altro grano di rosario. Ragazzi, questa parte, per quanto noiosa, la ritengo fondamentale per completare tutto quello che c'è da fare. Allora, proseguiamo. E più o meno abbiamo completato la zona. Non abbiamo più nulla da prendere, almeno qui sott'acqua, al momento. Quindi il mio suggerimento è di tornare a questo idolo, riposarsi e dal momento che sconfiggiamo la monaca corrotta vedremo cambiare delle cose. Soprattutto qua, il castello Ascina, vedremo gran parte dei nostri idoli bloccati. Questo perché sono successe delle cose, cose che vedremo tra poco. Ora. Stavo pensando nei dintorni di Ascina se c'era qualche percorso d'acqua da dover visitare, ma al momento non mi sorge nulla. Nelle segrete c'è qualcosa, al Monte Congo c'è qualcosa, nella forra c'è qualcosina, nella tenuta di Rata qualcosina c'è. Quindi facciamo un po' di ordine. Andiamo al castello. All'ingresso delle segrete abbandonate, l'unico idolo attualmente disponibile. Molto bene, ragazzi, dopo un caricamento piuttosto ingente, siamo finalmente arrivati qua nelle segrete. Come potete vedere, abbiamo sempre il pezzo di maschera del drago da poter acquistare. Le cose da comprare non sono cambiate molto al momento. Prima di andare, però, a vedere cosa è successo al castello, ci sono un po' di percorsi d'acqua anche qua da controllare. Quindi siamo lì qua e dirigiamoci nel percorso d'acqua fatto per arrivare al Monte Congo. Risblocchiamo anche... Ah, questo qui l'abbiamo già ottenuto, va bene. Non mi sono... Non so perché mi sono teletrasportato qua. Comunque, andando qua sotto, finalmente potremo nuotare e vedremo altri pesci brutti e cattivi. Nuotiamo con calma e vedremo delle gabbie con oggetti. Borselli, 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 tanti borselli, frammento e un passaggio nascosto. Questo passaggio nascosto ci porta qua a un appiglio. Sfera di Mibu. Non è ancora finita, però possiamo ancora salire. Come potete vedere, siamo arrivati nella porta inaccessibile. Abbiamo gli appunti, tra l'altro. Appunto di Dosaku. Una vecchia nota lasciata dal chirurgo Dosaku. I discepoli mi hanno abbandonato per Dogen. Pur di non sporcarsi le mani, hanno seguito quell'ipocrita di un ciarlatano, Dojun. Mio ultimo discepolo. Anche se morrò, la ricerca deve continuare. Completa la procedura per il bene d'Ascina. Dosaku. Siamo entrati nella stanza che lui proteggeva. Parliamoci un attimo. Non ci dice nulla di nuovo, quindi lasciamolo perdere. Ora. Avendo fatto questo giro, possiamo anche proseguire però l'esplorazione sott'acqua senza prendere il passaggio segreto che abbiamo preso precedentemente, che era questo, ok? Controlliamo meglio la zona qui, che qui abbiamo lasciato probabilmente qualcosettina di interessante. Un altro pesciolino. Aia. Maledetto pesciolino.
Ok, siamo di nuovo arrivati qua al Monte Congo, all'entrata. Io avrei intenzione di esplorare ancora il monte, perché ci sono delle zone che ancora non abbiamo visto, e di fare determinate cose. Quindi ne approfitto. E adesso spawnerò anche dei guerrieri, uguali a quelli che abbiamo trovato al villaggio. Ok, deviato. Mi tiri giù. Bueno, livello 2. Non skippiamo troppi nemici perché vogliamo avere più punti abilità possibile. Inoltre ci servono un po' di soldi per potenziare anche i nostri oggetti prostetici. Molto bene. Dirigiamoci al monte ed esploriamo i percorsi d'acqua del Monte Congo. Oltre che a una nuova zona che adesso possiamo visitare con il nostro burattino. Allora, ragazzi, l'NPC qua lo abbiamo abbastanza ignorato. L'editore Fiore Bianco è puro. Noi possiamo dare adesso, questo sì, è il cerchio che si chiude. Possiamo fare varie cose in questo momento con l'uomo della truppa Taro. Così la girandola bianca e rossa, lui si fiderà di noi e noi potremo mandarlo o nelle segrete oppure mandarlo dal mercante. Oppure dandogli la girandola bianca, lui ci chiederà di essere mandato in un altro mondo, di farlo sparire, ecco. Non so quale delle due opzioni fare. Io farei di consegnare la girandola bianca e rossa intanto. Lui non è proprio quello che cerca, però dato che noi cerchiamo di aiutarlo, lui si fiderà di noi. Noi possiamo suggerirgli a destinazione di villa di viaggio, consegnare la girandola bianca, ma non fare nulla. Suggeriamoli di andare da Hanayama, il mercante, per potenziare il suo inventario. Bene, la sua quest l'abbiamo chiusa. Possiamo sempre farlo sparire con l'oggetto prostetico, ovvero il rapimento divino. Con questo lo faremo sparire e lui comparirà nel Sancta Sanctorum, nella zona delle scimmie, dove abbiamo sconfitto le quattro scimmiette che scappavano. Ora però abbiamo dell'altro da fare. Dirigiamoci qua sotto. Sconfiggiamo sto monaco. E qui abbiamo un NPC. Anzi, non un NPC, un nemico. Possiamo controllare e fargli fare un'azione molto importante. Lui farà alzare questo aquilone in alto. Ci servirà molto molto presto. Ora, prendo anche questo oggettino qua, che avevo tralasciato, sfera di Mibu e confetto, niente di grosso. E da qui adesso dobbiamo risalire. Quindi arrampichiamoci. Dovremmo dirigerci in alto, su un albero, per poter sbloccare l'idolo. Quindi facciamo tutto il percorso evitando i nemici stavolta, non ci interessa sconfiggerli. Utilizziamo gli alberi come nostra opzione di movimento. Purtroppo arrivati qua ci sgameranno quasi sempre, però no problema. Bene, arrivati qua ragazzi, avremo anche la lama mortale a nostra disposizione e potremo fare una cosa che prima non potevamo fare. Ovvero, oltre che a sconfiggere questi nemici e prendere il loro controllo con il burattino per poter magari gestire meglio la situazione, adesso veramente li dovremo sciogliere questi, anche se mi sono fatto colpire come un pirla. Abbiamo anche. Ah, abbiamo aggrappato anche il nemico, non volevo. Vabbè, pazienza.
Deviato. 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 Au. Deviato. Ah, il nemico mi sta colpendo. Cioè, il mio burattino mi sta colpendo. No, il burattino. Vabbè, facciamolo fuori. Via. Colpetto. E via. Allora ragazzi, ciò che prima non potevamo fare era uccidere lui. Questo prima ha continuato ad andare in vita, ma adesso che abbiamo la dama mortale possiamo colpirlo una volta, fargli la finisher e con la dama mortale sparirà. Ci darà un po' di sen, nulla di che. Possiamo fare questa cosa anche al tempio, in cima. Qui troviamo la vecchia. E adesso ci dirigiamo in un nuovo luogo. Che prima era inaccessibile. Ma adesso, grazie all'aquilone che la nostra marionetta ha alzato, possiamo finalmente raggiungerlo. Perfetto. Scendiamo qua. Aggrappiamoci, senza troppa paura. Controlliamo di non aver lasciato nulla. Sembrerebbe di no. Saltiamo, aggrappiamoci. Cadremo giù e possiamo aggrapparci anche a quest'altro appiglio. Bene, abbiamo della magnetite, sempre utile. E poi scendendo, il vecchio mattacchione, hai sistemato i tuoi affari? Sì, tutto grazie a te. Chi è sepolto qui? C'è mio figlio. ガキがいなくなった後何やら急にラッパの任が面落ちの試しだ人さらいだ黒笠の責務だこの寺はなどころ抜けとこああさてと 他に当てもねえし足どこだろうがこの寺よりは。Quindi lui è scappato da, dal tempio. Forse avrei già capito, ma Ashina è avvolta in un puzzo tremendo di cadaveri carbonizzati e polvere da sparo. L'invasione dei ratti ha raggiunto livelli incredibili. Non abbiamo altro per ora, ma lo incontreremo di nuovo. Ora, sblocchiamo anche questo idolo. Andiamo giù. Sfera Mibu. E qua troveremo il serpente. Fondamentale per il proseguimento della nostra quest. Bene, andiamo. Una delle morti più cruente e spettacolari del gioco. Viscere di serpente fresche. Il cuore di un grande serpe, simile ad un loto. La grande serpe è considerata una delle divinità di questa terra, e il cuore è il luogo in cui risiede il suo spirito. A dispetto della forma, si tratta delle viscere sanguinolente di un dio. Dio scritto con la lettera piccola. È ragionevole pensare che mangiarle sia gravemente dannoso alla salute. Questa è una delle poche volte in cui vediamo il nostro shinobi completamente ricoperto di sangue, un po' stile Bloodborne. Sfera di Mibu. Qui abbiamo un proseguimento nella grotta, dove troveremo due oggetti, una goccia e una statua. Lì vediamo il cadavere del serpente. Pace all'anima sua. Scendendo qui, possiamo dirigerci all'ultimo idolo che abbiamo pregato, ma prima direi di esplorare un po' la zona, perché qui troveremo altre carpe molto, molto simpatiche.
Confetto Gacin. Gli altri oggetti qua che ci aspettano. Pronti a essere raccolti. Tra l'altro, come potete vedere qua ci sono tronchi. Sembravano resti di altro. Qui abbiamo un borsello gonfio, molto importante da raccogliere. Ci dà un bel boost. Passiamo qua un pochino di fianco. Facciamo il giretto, non lasciamo nulla al caso. Ehi! Ah, purtroppo questa mi sa che ci scappa. E invece no. Scaglia e scaglia. Doppia scaglia. Bene così. Molto bene, ragazzi. Io direi di riposare e di chiudere qua il video perché sta già diventando abbastanza lungo. Questa fase di esplorazione continuerà anche nel prossimo. Quindi, spero che il video vi sia stato utile e che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollice in su, commentate e condividete il video. Mi raccomando, ci terrei molto che questa serie continuasse ad avere la vostra attenzione, perché ci sto mettendo tanto impegno, sto giocando il gioco, sto cercando di fare le cose in modo più attento possibile per aiutare anche voi. Quindi, spero che possiate apprezzare. Da Umbe è tutto, ci vediamo alla prossima. Bye bye.